L'indonesiana, per uno strano scherzo divino un po' meschino e dispettoso, aveva pertanto generato tre gemelli, i quali, pur provenendo da embrioni impiantati in utero, erano un chiaro segnale di competizione tra prole. Nel giro di un anno quegli esseri trotterellavano per casa. Noi due, quando i genitori uscivano per una commissione, raccoglievamo tutti i cuscini in un unico punto del salotto e lanciavamo i bambini dal primo piano, mettendo alla prova il loro destino. La notte mi riportava in modo ricorrente davanti a un macchinario, grande quanto una piccola stanza. Era pieno di sagome cubiche e con formazioni serpeggianti, avvolte da cavi ignoti su zoccolature metalliche. Un poligono misterioso, il cui funzionamento mi era oscuro. Era sempre rotto e dovevo ripararlo, come in tutti i sogni precedenti. Quella volta era di notte, in mezzo al giardino di una vecchia casa coloniale. Intorno le fronde di grandi abeti ondeggiavano su sussurri di illusioni spettrali. Mi suggerivano qualcosa, ma parlavano una lingua sconosciuta. Assorbivo il segreto lentamente, per mezzo di un distillato di resina e vita.